Buongiorno ragazzi e bentornati a questa nuova recensione. Oggi parliamo dell'XPL woofer da 16 XW0602. Ora andiamo a vederlo da vicino e dopo andiamo alle considerazioni finali. Eccoci, vediamo da vicino l'XPL XW0602. Allora, vediamo la confezione come si presenta. Abbiamo il logo XPL Extreme Pressure Level con la sigla XW0602, la foto del prodotto. Da questo lato qui troviamo 6 pollici, paper con speaker, sensitivity 97 dB, impedenza 4 ohm, 100 watt in RMS e 200 watt max. Di nuovo XW0602. Da questo lato troviamo la stessa cosa e da questo lato troviamo di nuovo le informazioni relative al woofer. Sotto troviamo scritta "This mark is used", eccetera eccetera, il simbolino del riciclo, eccetera, del pacco. Dalla parte di sopra troviamo la foto del woofer con questa grafica molto carina. Andiamo a vedere il prodotto. Vediamo, ecco qua. Dentro non c'è nulla. Eccolo qua, XPL woofer da 16, un cono non tradizionale con queste linee qua. Solitamente siamo abituati a vedere i coni lisci. Queste linee sul cono sono probabilmente una soluzione studiata per rendere più rigido il cono. Sospensione con la doppia onda, un bordo in gomma e i fori di fissaggio. Vediamo di sotto, troviamo un cestello in lamiera, quindi nessun cestello d'alluminio. Le connessioni, troviamo 4 connessioni. Forse si possono utilizzare magari per arrivare dall'amplificatore a qui e poi magari da qui all'altro woofer se vogliamo fare un'installazione a cascata. Sotto troviamo l'adesivo sul magnete con scritto XPL XW0602, di nuovo l'informazione della potenza, 100 watt in RMS, 200 watt massimali, sensibilità 97 dB, 1 watt 1 metro, impedenza 4 ohm. Notiamo che c'ha un magnete enorme, guardate un po', considerate questo è un woofer da 16, il magnete è veramente veramente grosso. Anche le piastre che compongono il magnete sono molto generose. Poi da qua vediamo gli spider all'interno. Abbiamo anche una bella bobina, credo che sia una bobina da 40. E poi troviamo le classiche connessioni a Fastom, i tinsel collegati anche molto bene all'interno dell'altoparlante. Non so se riuscite a vederli lì, ma comunque vi garantisco che è costruito molto molto bene. Anche le saldature sono fatte molto molto bene. Certo, non capisco perché queste siano attaccate in questo modo, probabilmente perché c'è il simbolo del più già messo qui. E magari avere queste connessioni sotto avrebbe invertito il segno, però messe così non è che siano molto molto comode, perché comunque c'è il rischio che tocchi sul cestello, come vedete. Vedete, sono molto vicine al cestello queste connessioni qua. Però tutto sommato basta stare un attimino attenti e il problema di creare un cortocircuito non c'è. Il cono è anche abbastanza rigido, non è rigidissimo, però è abbastanza rigido per essere un cono in carta. E comunque anche il prezzo del prodotto comunque giustifica magari qualche piccola pecca costruttiva, anche se sinceramente di pecche costruttive evidenti io non ce ne trovo e non ne vedo. Il magnete è anche montato molto bene, tutto centrato, è fatto molto molto carino. Questo è l'XPL XW0602 visto da vicino. Ora andiamo alle considerazioni finali. Eccoci alle considerazioni finali.
Allora, che dire, l'XPL-XW0602, woofer da 16 della XPL, è un woofer che sinceramente per quello che costa, 25,50 euro cada uno, sinceramente è un prodotto che funziona anche troppo troppo bene. È costruito molto bene, noi abbiamo avuto modo di installarlo in auto sia nella configurazione con singolo woofer sia in configurazione con doppio woofer a porta. Una particolarità di questo componente, magari a differenza di tanti suoi concorrenti, lasciando stare il prezzo che comunque 25,50 euro di listino, secondo me mi sembra un prezzo veramente veramente buono, ha la particolarità di scendere un tantino in più degli altri in termini di frequenza, quindi riuscite ad avere un basso un po' più pronunciato in confronto magari ad altri woofer da 16 della stessa qualità. Diciamo almeno dello stesso costo, quindi è un woofer che ha una timbrica un attimino un po' più raffinata, se vogliamo dire in questo modo. È sempre un componente ad alta efficienza, quindi un componente nato per impianti da alta efficienza, certo non da sound quality, ma fa proprio il suo gran lavoro. Per 25,50 euro, ripeto, sinceramente, al momento secondo noi è uno dei migliori woofer da 16 che abbiamo provato fino ad ora. Il prezzo è veramente, dal mio punto di vista, ridicolo per un componente del genere. Va più che bene, ha un'ottima tenuta in potenza e un'ottima risposta in frequenza. Non gli trovo nessun difetto particolare a questo componente qui. Funziona bene, forse la profondità di installazione. Perché comunque, visto il grosso magnete che ha una profondità di installazione importante, può essere magari l'unica pecca, però se cercate un componente ad alta efficienza che ha una buona tenuta in potenza, avere un magnete del genere è normale, altrimenti sarebbe stato un woofer da 30-40 watt e non da 100 watt, ok? Detto questo, vi ringrazio, è tutto, condividete il video, i video li trovate su hcsonline.it e ci vediamo alla prossima recensione.